Senza Cristini e con Soprano ancora ai box, il Teramo in emergenza dietro va a far visita alla squadra forse più in forma del momento, il Potenza. Piacentini e Iotti giocheranno al centro di una difesa che ha ancora dei dubbi da sciogliere, soprattutto sugli esterni. Il Maggiore a sinistra, dove Luca Di Matteo è lievemente in vantaggio su Tentardini, anche se non sono escluse sorprese dell'ultima ora, ma la sensazione è che la difesa resterà comunque a 4. Il timore di una strutturazione diversa è quello di chiudersi troppo in un impianto caldo e contro una squadra votata all'attacco. Ma è l'atteggiamento quello che sarà sotto la lente di ingrandimento di Bruno Tedino, che si aspetta un diavolo voglioso in grado di giocare a viso aperto con la seconda forza del campionato. Bisogna trovare, bisogna che noi abbiamo, dobbiamo trovare una giornata molto positiva sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto dell'aggressività, sotto l'aspetto della tonicità. Dobbiamo recuperare qualche giocatore, ancora non sappiamo obiettivamente chi sta bene e chi sta meno bene per la partita di mercoledì, più che dal punto di vista esclusivamente fisico ha tolto molte energie mentali visto la situazione che si era creata e visto la difficoltà con cui noi abbiamo giocato nel primo tempo soprattutto. Il Potenza è una squadra che gioca con mezze posizioni, con giocatori che si divertono a giocare negli spazietti dietro le spalle degli centrocampisti nostri. È una squadra, ripeto, che sa giocare benissimo, cioè, delle volte noi ci si inganna, ma il Potenza gioca bene a calcio, c'è poco da fare. Quando una squadra gioca bene a calcio devi sbagliare poco in fase difensiva, quasi niente, ma soprattutto secondo me devi essere perfetto quando hai la palla, quindi non è tanto secondo me la disposizione tattica che è importante, ma è lo spirito e il coraggio. E mi permettete anche di dirmi, sarò incazzato come una bestia se non faremo una grande prestazione, perché al di là del risultato, perché allora vuol dire che noi non abbiamo capito nulla. Noi adesso dobbiamo essere bravi, intelligenti, andare a fare continuità di rendimento e di risultati, quindi dobbiamo essere forti da questo punto di vista, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del gruppo, dal punto di vista dello spirito di sacrificio. Non deve mancare mai. Mi piacerebbe vedere più giocatori caratteriali, perché io sono fatto così, cioè vengo più colpito da una scivolata di Mungo che da una giocata di Mungo. Quello che ha fatto lui sotto la panchina a 200 all'ora per andare a sradicare una palla vuol dire che il segnale lui l'ha percepito in maniera netta, forte. E questo è un segnale che dobbiamo tutti quanti raggiungere al più presto, perché il campionato in questa categoria qui e in questo girone prevede come ingrediente principale il temperamento.